Bentornati alla Sicilia che verrà. Oggi parleremo, come abbiamo detto, di politica e lo faremo con Salvo Ligandri, che salutiamo e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Saluto voi, grazie mille per l'invito, sono felice di essere qui. Dati i tempi che ci inseguono, direi di cominciare. Allora, il suo percorso politico è un percorso ricco di esperienze importanti, infatti lei è stato prima consigliere comunale, poi è diventato anche presidente dello stesso consiglio comunale. E questo percorso a un certo punto si è interrotto nel 2018 quando lei non si è ricandidato alle elezioni che si sono tenute in quella circostanza. Quindi possiamo dire che è stato assente dalla politica per 5 anni, i 5 anni della sindacatura di Daniele Motta. Dopo 5 anni lo ritroviamo nuovamente in campo e lo ritroviamo addirittura come candidato sindaco. Ci spiega questo ritorno? Allora, innanzitutto credo che chi ha la passione per il territorio, per la propria città, e guarda da sempre con rispetto alle istituzioni, non si allontana mai del tutto dalla politica. Il mio è stato un passaggio di allontanamento dalle istituzioni, dalla carica istituzionale. Ho continuato a fare politica, l'ho fatta con il gruppo a cui abbiamo dato il nome di Bel Passo Futura. Credo che quando esiste un progetto anche abbastanza importante come quello di Bel Passo Futura, non solo perché ha conseguito quasi 2.800 consensi, ma perché ha espresso allora 4 consiglieri comunali, un assessore in giunta, siamo stati appunto partecipi anche in quell'esperienza di governo. Io personalmente, proprio perché credevo in questo progetto, ho deciso di fare un passo indietro sulle cariche, ma credo anche che i grandi progetti possano anche alternare gli interpreti. Ecco, io ho pensato insieme a tanti altri amici di lasciare spazio ad altri per far interpretare quella grande idea, quel grande progetto che era Bel Passo Futura ad altri amici che allora si candidarono e i risultati ne hanno dato ragione. Quindi lei ha continuato a fare politica e questo fatto dimostra che lei con la politica ha un rapporto particolare, intenso. Io mi permetto di definirlo dinamico e le spiego anche perché. Lei inizia nei DS militando appunto nella sinistra giovanile, poi diventa consigliere comunale nel 2007, eletto nella lista dei Democratici di sinistra. Nel 2009, quando c'è stata la ripetizione delle elezioni, viene eletto consigliere comunale, questa volta nella lista dell'MPA. E nel 2013 diventa consigliere comunale ancora una volta nella lista civica Fenice, che sosteneva Carlo Caputo, che poi alla fine avrebbe vinto le elezioni. Ci spiega questa dinamicità? Credo che tutti i belpassesi che mi conoscono, ovviamente quelli che non hanno avuto modo di parlare con me, conoscono tutta la trafila. È vero, io ho iniziato con il movimento giovanile della sinistra giovanile. Che era dimenticato di dire che aveva cominciato a fare politica già ai tempi del liceo. Assolutamente. Ho avuto anche il piacere per diversi anni di essere ben informati, di essere rappresentante d'istituto nel liceo scientifico, presso il liceo scientifico Enrico Fermi di Paternò. Ricordo con molto affetto quell'esperienza, non soltanto perché quella è un'età che tutti ricordiamo particolarmente con affetto e con gioia, ma perché la visione della politica era davvero romantica, era il periodo in cui ancora si respiravano i partiti, esistevano le sedi di partito, esistevano i movimenti studenteschi che erano molto legati in quel momento storico ai partiti. Venivamo da un'epoca diversa. Preferisco avvicinarmi al movimento della sinistra giovanile anche perché credo che molti studenti facevamo lo stesso tipo di considerazioni, non voglio entrare nelle considerazioni, da sempre mi definisco un moderato, un democratico e non ho mai riservato ombre al discorso di sentirmi molto vicino agli ideali socialisti. Ecco perché allora feci quella scelta. Nel 2007 mi candido al Consiglio Comunale nei Democratici di Sinistra con il logo della sinistra giovanile perché rappresentavo un gruppo, un'esperienza, un impegno sul nostro territorio.
Cosa succede? Succede che la trasformazione da democratici sinistra a partito democratico ha avuto sicuramente le sue fratture, le sue ferite. Io ero un giovane, per alcuni versi lo sono anche oggi, e decisi allora di non accettare determinati equilibri, però devo dire che fino all'ultimo ho dato il mio contributo, perché ricordo bene la campagna provinciale di quel periodo del 2008, dove io sostenni il partito e poi presi altre direzioni, e ricordo che mi candidavo con lo slogan nel Movimento per l'Autonomia da autonomo, nel senso che avevo forte il senso del lavoro e dell'impegno che avevamo messo a bel passo con quel gruppo, e devo dire che, a differenza di ciò che sostenevano tanti, cioè che il passaggio dal DS all'MPA sarebbe stato non compreso, fui eletto, se non ricordo male, con 437 preferenze, arrivando il primo, piazzandomi primo nella lista dell'MPA, così come primo d'altronde ero stato eletto nelle file dei democratici sinistra la volta dopo. E se non ricordo male, lei professore sarà più informato di me, anche nel 2013 in quella lista chiamata Fenice arrivai primo, non capendo ancora bene il sistema della doppia preferenza, con la quale non mi sono mai trovato a mio agio. E quindi questo, in breve, per non annoiare i nostri ascoltatori, è il percorso che lei mi chiedeva. Torniamo nuovamente a questa sua discesa in campo. Sì. Più che il ritorno, colpisce un fatto. Lei nel 2013 faceva parte, anzi era uno degli elementi di spicco, di quel gruppo che poi espresse Carlo Caputo sindaco. Certo. Adesso scende in campo e si ritroverà a dover affrontare, a contendere la vittoria finale proprio con Carlo Caputo. Non è strano tutto questo? Io non lo so se questo è strano. Di certo che quando si crea un percorso e un progetto non puoi mai sapere chi si candida per progetti alternativi o avversi al tuo. Quindi diciamo che questo progetto non parte per essere candidati contro nessuno. Io della candidatura di Carlo Caputo l'ho appreso per vie traverse 15 giorni, 20 giorni prima dell'ufficializzazione, quindi per essere onesto con gli ascoltatori, perché tutti pensavamo, a dire il vero, che un candidato sindaco come Daniele Motta, dopo 5 anni, visto che non c'erano avvisaglie diverse, poteva essere il candidato di questa amministrazione. Quindi il fatto che oggi ci ritroviamo alternativi, io e Carlo Caputo, lo dovremmo chiedere come mai piuttosto ad altri, visto che io già da 2 anni, visto il percorso in consiglio comunale, avevo esternato la volontà di essere alternativo a questa amministrazione per diversi motivi che poi magari ne parleremo. Sì. E non un certo alternativo né alla persona di Daniele Motta, immaginiamoci a quella di Carlo Caputo, il quale io pensavo avesse chiuso la sua esperienza volendo autonomamente, avendo deciso autonomamente di farsi da parte dopo la prima legislatura 2013-2018. Negli ultimi 5 anni lei ha dichiarato, e lo ha detto anche poco fa, non ha ricoperto il ruolo istituzionale, però ha continuato a fare politica ugualmente, quindi a lavorare per il bene della comunità. La cosa mi offre lo spunto per una domanda. Io noto sempre a bel passo che nell'imminenza di una campagna elettorale locale si crea un grandissimo movimento, si formano tantissime liste, ci sono tantissimi candidati che in pectore si sentono consigliere comunale per 15 giorni. C'è tutto questo movimento, scrutinata l'ultima scheda, tutto finisce e tutto riprende come prima. Non dico nella più assoluta indifferenza, ma quasi, visto che molti consigli comunali si tengono o per pochi intimi, certo, oppure alla presenza di qualche addetto ai, certo, lavori. Allora, lei che ne pensa di questo fenomeno? Ma lei mi offre uno spunto importante per dire la mia. Credo che comunque negli ultimi anni siamo abituati a vedere questo. I motivi sono molteplici, non li possiamo sicuramente snodare stasera qui. Il fatto che i partiti oggi non svolgono il ruolo di partito è una delle cause. Basti pensare come a bel passo sedi di partito ce ne sono poche, pochissime. Io sinceramente ho visto soltanto 2 sedi di partito, quella del Partito Democratico, me lo concede,
in via 19esima Traversa, è la sede di Forza Italia, nata da qualche anno sotto il bar Condorelli nella piazza Borrello. I partiti sono tanti, noi vedremo tante liste e tante... No, mi pare 19esima Traversa, Partito Democratico, via Vittorio Emanuele, se non sbaglio. Partito Democratico è in 19esima Traversa, la sede. Ho capito. Vabbè. Se non sbaglio, la sede io l'ho vista lì. Non è importante, puoi sapere dopo. Va bene. In via Vittorio Emanuele, presso la piazza di Borrello, la sede di Forza Italia. Adesso mi chiedo, sì, ma dove sono tutte le sedi dei partiti? Lasciamo stare le liste civiche e i movimenti civici. Le liste dei partiti dove sono? Allora, io mi riconduco a questi due partiti che hanno la sede di partito. È ovvio che quando i partiti non svolgono il loro compito, quello di trasformare gli input della città, dei cittadini, dei movimenti, delle associazioni in output, può avvenire anche questo, il rischio è quello. Un'altra cosa ancora, ricordo i consigli comunali nel 2002, ho iniziato a fare politica nel 97, nel 2001-2002 iniziai a seguire i lavori consigliari, in aula consigliare c'era tanta gente, mi ritrovo da 2 anni da solo, spesso con il vigile urbano, a seguire i consigli comunali, da solo, nemmeno la stampa mi permetto di dire, niente e nessuno. In questi giorni molti vogliono accaparrarsi dei diritti di lavori fatti per l'ente pubblico, lo vediamo attraverso i social. Io tra le poche cose che voglio annoverare e ricordare, perché mi piace parlare del domani e non di ieri, ricordo di aver istituito la mia presidenza la diretta streaming, ricorda? Era il 2013, per la prima volta in quel quinquennio qualcosa che si era detto si era fatto, la diretta streaming. Oggi qualche cittadino segue i consigli comunali, pochi, in presenza nessuno. Qualcuno dirà che c'è il problema c'è stato il problema del Covid, ma in quella data in cui il movimento Belpasso Futura passava all'opposizione, portammo in aula consiliare attraverso soltanto il suggerimento di assistere ai lavori oltre 70 unità, tutti con il misuratore di temperatura e con la mascherina. Quindi volere e potere. Credo che il problema sia culturale. Giustamente durante la campagna elettorale si alzano i toni, si alza l'attenzione verso quale obiettivo, io non lo so. Io posso parlare degli obiettivi miei e della squadra che mi sostiene. Penso che lei converrà con me, politica significa prestare attenzione ai problemi della polis, certo, della città, certo, e significa partecipazione. Certo. Ecco. Ora, partecipare significa occuparsi della città, sempre, non soltanto quei 15 giorni che precedono la competizione elettorale. E questo è un qualche cosa dal quale secondo me bisogna ripartire. Certo. Bene. E in una recente sua dichiarazione abbiamo letto che questi 5 anni le hanno fatto capire ancora meglio quanta necessità ci sia di pensare ad un progetto alternativo, lo ha anche accennato poco fa, e che per la città adesso è tempo di voltare pagina. Si tratta di un'affermazione che non può non colpire, visto che a pronunziarla è un autorevole rappresentante di quel manipolo di giovani che nel 2013 si presentava come alternativo e che si proponeva di voltare pagina. Allora le domande che le faccio sono 2. Cos'è mancato per voltare pagina e cosa bisogna fare per voltare pagina? Allora, quella è un'esperienza, quella del 2013, che è servita alla comunità, perché c'era una volontà generazionale di provare, di fare un tentativo per amministrare la città di Belpasso. In parte è stato fatto, ci sono state delle cose che sono servite anche alla comprensione di alcuni giovani che erano trentenni e che oggi sono quarantenni. Ovviamente soltanto attraverso un matrimonio si può capire realmente come si può compartecipare ad un progetto. Io non rinnego quell'esperienza. Quella era un'esperienza che gridava forte al civismo,
visto anche il momento storico in cui Belpasso era tirato dentro un momento storico, politico e partitico che sicuramente non ci lasciava fuori. E quindi si è fatto un tentativo civico di mettere insieme delle forze con storie diverse di centrodestra, di sinistra, moderati, che ha governato la città. La città ha dato il suo responso, era quello di Carlo Caputo sindaco, con Giuseppe Zitelli, con Salvo Licandri, con Sandy Borzì, con tante persone che hanno amministrato Belpasso. C'è stato il bis di quell'amministrazione, io personalmente con i miei amici, con la mia lista abbiamo contribuito. Quindi quando parliamo di voltare pagina, perché abbiamo dato una seconda opportunità a quel progetto, che si definiva civico, attenzione, ma che poi nei fatti civico non era. Perché mentre la lista Fenice, dove io ero candidato, era una lista civica, qualcun altro poneva i partiti, poi all'indomani, ricordo articolo 4, il gruppo Belpasso Futura, un gruppo civico, tanta esperienza all'interno, ma le altre quattro liste di quel comparto amministrativo, dopo 24 ore si dichiararono di diventare bellissima. Questo non può sfuggire all'attenzione del perché parliamo di voltare pagine. Allora, se ci definiamo civici, siamo civici. Se ci definiamo partitici, siamo partitici. Se ci definiamo forze partitiche e civiche insieme per un progetto, per un programma, siamo delle forze civiche e partitiche per un programma. Basta essere chiari dall'inizio e mantenere quella chiarezza fino alla fine. Questa chiarezza la dobbiamo all'elettore, dal primo all'ultimo giorno. Ci mancherebbe. Torniamo a Belpasso Futuro. Belpasso Futuro nel 2018 ha sostenuto la candidatura che poi è risultata vincente di Daniele Motta. Sì. E subito dopo l'elezione ha sostenuto lo stesso Daniele Motta, condividendone sia i contenuti che lo stile amministrativo. Nel gennaio del 2021, se non andiamo errati, però, l'idillio si spezza. E questo idillio si spezza in seguito al mancato rispetto di presunti o precedenti accordi elettorali che riguardavano la rotazione alla carica di presidente del Consiglio Comunale, che prevedeva le dimissioni del primo presidente, che era Gaetano Campisi, e la elezione al suo posto di Santi Borzì. L'inattesa elezione di Patrizia Vinci, che peraltro apparteneva allo stesso gruppo Belpasso Futura, provocò delle reazioni a catena non prive di conseguenze. Quell'evento che fece scalpore chiaramente è stata la causa reale oppure è stata la causa occasionale che ha fatto scoppiare una sorta di malessere che già covava all'interno da un po' di tempo. Che ne dice lei? Allora, questa sua domanda mi dà l'opportunità di fare chiarezza una volta per tutte. E mi auguro che questa puntata e questa domanda sia, almeno per quanto mi riguarda, una volta per tutte, dia la parola fine su questa vicenda, perché non serve ai cittadini. Ciò che è stato verrà raccontato da ognuno degli interpreti a modo suo. Io le dico quella che è la verità da parte del nostro gruppo, che è inappellabile per ciò che si può vedere. Poi dietro le quinte si può dire di tutto. Dalla prossima volta gradirei, non con questa emittente, con tutte le emittenti, si possa parlare del domani, perché ciò che è successo non è giovato né agli abitanti di Belpasso per il futuro e non ha dato rispetto alle proporzioni numeriche per quella tornata elettorale. Se dobbiamo dire la verità temporalmente, non è vero che nel 2021, a gennaio 2021, il gruppo Belpasso Futuro rompa con la maggioranza. Noi rompiamo con la maggioranza a febbraio 2022. Nel 2021 avvenne la votazione del Presidente del Consiglio Vinci. Noi restammo in maggioranza. Quindi rimanere un anno e un mese in maggioranza, pur non avendo avuto rispettati gli equilibri all'interno della maggioranza, nelle scelte pattuite,
per noi è stato un grande senso di responsabilità e alla fine di un periodo di Covid, ma soprattutto per far capire che non eravamo attaccati alle poltrone. In quel consiglio comunale, Sandy Borzì e il capogruppo Condorelli spiegarono perfettamente che noi restavamo con forza dentro quella maggioranza per determinare ancora, ove ce ne fosse possibilità, i punti del programma che Belpasso Futuro aveva sottoscritto, pattuito, siglandoli e sigillandosi con 2780 preferenze. Noi uscimmo dalla maggioranza a febbraio, quando ad un anno e quattro mesi dal voto, quindi un anno e i quattro mesi che mancano dal voto, era pressoché impossibile adoperarsi sul programma, visto lo stato del bilancio, ma soprattutto l'assente informazione al nostro gruppo, perché noi siamo stati tagliati fuori dalle convocazioni di riunioni di maggioranza e dalle convocazioni presso le conferenze dei capigruppo. Quello che sto dicendo è determinato dalle convocazioni. Esistono dei verbali di presidenti di capigruppo, conferenze di capigruppo, vedrà se si informa e se si documenta, che non ce ne sono, e non esistono convocazioni né ufficiali e né ufficiose di maggioranza. Non ho mai visto una maggioranza con quelle proporzioni fare 6 riunioni di maggioranza, 5 o 6 in quasi 4 anni. 2 di quelle 4 o 5 riunioni erano per definire la presidenza del Consiglio e perché non si era data. Bene, sicuramente lei starà lavorando al programma, no? Può dirci, assieme a chi sta lavorando, chi sosterrà questo suo programma, chi della vecchia Belpasso Futura sarà al suo fianco anche in questa occasione? Guardi, io non devo dire chi c'è della vecchia Belpasso Futura. Facciamo prima a dire chi non c'è. Ecco. Della non vecchia, della ex. Dell'ex Belpasso Futura, ma non neanche. Belpasso Futura esiste tutto. Della oggi. Belpasso Futura del 2018. Del 2018, e lo sappiamo tutti. Non bisogna fare nomi e cognomi, perché non siamo qui per pubblicizzare nessuno, soprattutto in questa fase della politica dove le sintesi, i programmi, i progetti, le aree che determinano gli equilibri della prossima campagna elettorale devono avere in questa fase il sopravvento. Quindi sappiamo tutti chi non c'è più. Per chi non c'è più risponde col proprio elettorato perché non c'è più. Non sicuramente a me o ai nostri elettori che lealmente, non fedalmente, lealmente sono rimasti legati ad un'idea che soprattutto era un'idea di quei 2/3 punti programmatici che avevamo dati e che non sono mai stati nemmeno discussi. Se lei dovesse diventare sindaco, prima o poi dovrà occuparsi del piano regolatore generale. Certo. Anzi, non si occuperà più del piano regolatore generale, perché si chiama PUG. Il piano regolatore ha costituito da sempre il cavallo di battaglia di tutti i programmi, di tutti i candidati sindaco. Salvo poi essere solamente sfiorato, se non in toto, almeno in parte, da parte degli stessi candidati una volta diventati sindaci. Lei come si muoverà al riguardo? Ma guardi, il piano regolatore o PUG oggi sì, è un argomento delicato, ma non può essere un argomento tabù. Per molti appena eletti diventa un argomento tabù, quasi a meravigliarsi della difficoltà invece di intraprendere lo strumento urbanistico che dovrebbe dare vita, spunto, crescita e orgoglio e pari dignità a tutta la gente che vive Belpasso nei quartieri periferici e nel centro urbano. Credo che, anzi ne sono certo, nel nostro prossimo programma di governo della città sicuramente sarà tra i punti principali la realizzazione del PUG. Ovviamente posso soltanto anticipare che, vista la larga forbice di forze e partiti che e di associazioni, liste civiche, ma anche di cittadini, di uomini e di donne che già hanno dato un contributo e che si sono dimostrati partecipi attivi nel dare un contributo, metteremo i punti cardini per realizzare il PUG, che adesso vede una legge diversa rispetto a quella del
piano regolatore generale, quindi dovremmo fare i conti anche con i paletti messi dal PUG. Per alcuni versi sono dei paletti molto più flessibili, per altri versi dobbiamo fare i conti anche col discorso che non possiamo più introdurre nemmeno un centimetro di edificazione rispetto a quello che invece una volta era possibile fare. Quindi, tenendo conto di questi parametri, abbiamo in mente di riprendere il discorso del PUG con molti tecnici, molte cittadini e soprattutto con le associazioni. Vorrei ricordare, se lei me lo permette velocemente, che in quel quinquennio 2013-2018 un lavoro si era fatto. Il lavoro si fa in equipe, con un'equipe. Il Presidente del Consiglio non è un arbitro o un vigile urbano come lo definisce qualcuno, è anche quella figura che stabilisce l'equilibrio per i lavori del piano regolatore attraverso il coinvolgimento delle forze politiche, certo, ma anche della città. Certo. Ricordo che facemmo tante riunioni di categoria. Credo che uno dei punti della prossima campagna elettorale è capire perché nel 2017 quell'iter si è fermato. I primi anni dell'ultimo quinquennio si poteva ancora portare avanti, certo che nel 2020 cambia tutto, la legge cambia e poi è tutt'altra pagina e altra storia. L'altra volta mi trovavo fuori per il passo e la persona con cui stavo interloquendo mi fa: ma allora vi state preparando, ci sarà la campagna elettorale, eccetera. Noi appoggiamo X. Siccome quella persona era qualificata politicamente, io mi permetto di siamo ormai quasi a fine della nostra chiacchierata. C'è l'abitudine, c'è la tendenza da parte della politica, quella dei cosiddetti big, a guardare ai vari movimenti che ci sono nei vari paesi quando ci sono le elezioni e praticamente a interloquire con i candidati, eccetera. Lei con quale onorevole chi sarà il suo onorevole di riferimento? Allora, io prima di rispondere a questa domanda le pongo una domanda. Per essere candidati sindaci bisogna avere necessariamente un onorevole di riferimento? Assolutamente no. No. Non è il caso di una città come Belpasso, visto anche l'assenza attuale, magari in futuro non sarà così, dell'ente intermedio provincia, debba avere quanti più canali di ascolto e poi eventualmente di suggerimento e poi eventualmente di analisi per far arrivare i contributi alla città, quanti più possibili? La storia però ci dice che Belpasso praticamente ad un certo punto tutti questi candidati eletti in schieramenti civici sono andati a collocarsi in uno schieramento ben preciso. Ma noi abbiamo una grande fortuna. La fortuna che oggi questo progetto è accolto, sposato e vogliono dare un contributo diversi deputati. Non c'è dubbio, se qualcuno vuol sapere quanto è vicino Salvo Ligner ad Alfio Papale, che Alfio Papale, che fino a 3 mesi fa era deputato della nostra cara regione, è presente ed è un elemento fondamentale di questo progetto, ma come altri deputati che hanno dato tutta la loro reale disponibilità a dare un contributo forte. In 4 secondi, abbiamo già 3 candidati sindaci che si sono appalesati, qualche altro dovrebbe farlo a giorno. Alla luce della sua esperienza, come andrà a finire questa tornata? Ma questa tornata è una tornata che forse più delle altre ha qualcosa da raccontarci. E le dico perché. Perché dal 94, quando per la prima volta si votò, ci fu l'elezione diretta del sindaco. 93. Tutte le componenti sono dentro questa tornata elettorale. 93-2023, 30 anni. 30 anni che hanno molto da dire, molto è stato fatto, amministrazioni alternative, amministrazioni fattive, amministrazioni meno fattive ma magari che hanno dato un contributo diverso nel raccontarsi. È una tornata importante e interessante, non credo ci sarà molto distacco. Siamo 3 candidati sindaco rispettabili, perché i miei avversari Giuseppe Piana e Carlo Caputo sono persone che stimo e che rispetto per la loro storia, per la passione che hanno sempre messo e per la grande autorità che mettono nei loro progetti.
Non lo so come andrà a finire perché siamo agli inizi, mancano 4 mesi abbondanti, ancora le formazioni non si sono chiuse, le coalizioni sono work in progress, come qualcuno ama dire, e sicuramente nessuno vuole arrendersi nel trasferire alla città, negli angoli più remoti di questa Belpasso che spesso e volentieri, per non dire quasi sempre, viene dimenticata, la propria idea di città e di evoluzione. Chiudiamo qui la nostra chiacchierata con Salvo Licandre, che ringraziamo per essere stato con noi e che salutiamo. Grazie a voi, alla prossima. Noi ci vediamo dopo la pubblicità.